I Vangeli ci narrano una storia meravigliosa tra Gesù e un cieco. Questo cieco non aveva più sogni, ma incontrò a Gesù e lui recuperò la vista e ritornò a vivere pienamente. Oggi voglio parlarti di un tema importantissimo: come superare lo scoraggiamento e la delusione. Tutti da piccoli sognavamo chi più o chi meno di diventare qualcuno e poi magari la vita, attraverso delusioni, attraverso scoraggiamenti, ha preso una strada diversa e nel migliore dei casi uno si accontenta della vita che ha. In altri casi poi si va in un profondo scoraggiamento, in una profonda delusione e anche voglia, in casi estremi, di non vivere più. Ma forse anche tu, guardando questo video, magari stai sognando qualcosa, però vedi che la vita è difficile, vedi che gli scoraggiamenti sono forti, che la delusione è forte e quindi magari uno butta la spugna e pensa di non farcela. Io voglio dirti in questo video che Gesù può liberare dallo scoraggiamento più profondo e anche dalla delusione più profonda. Come ho detto all'inizio del video, la storia del cieco Bartimeo ci insegna tanto. Anche quest'uomo era assalito dallo scoraggiamento, dalla delusione, però questa storia ci insegna una cosa. Cosa fece il cieco Bartimeo? Quando seppe che Gesù passava di là, la storia nei Vangeli descrive che Bartimeo si mise a gridare: Signore, abbi pietà di me. E la storia dice che Gesù si fermò, ascoltò il grido di quel cieco Bartimeo e gli disse: che cosa vuoi che io ti faccia? E il cieco disse: Signore, che io recuperi la vista. E in quell'istante il Vangelo narra che questo cieco recuperò la vista. Ma io non credo che recuperò solo la vista. Questo cieco recuperò la vita stessa, il desiderio di vivere, un nuovo inizio, una libertà, una guarigione da tutti quei pensieri che lo affliggevano, che lo hanno scoraggiato. Ebbene, io voglio dirti oggi che anche tu puoi essere liberato dallo scoraggiamento, dalla delusione, se solo gridi a Gesù. Gesù è colui che realizza sogni che a volte possono essere impossibili. Magari tu sogni di avere una vita felice, magari tu sogni di avere una famiglia felice, magari tu sogni di avere la pace. Con Gesù tutti questi sogni possono diventare realtà. Come? Gridando, come fece quel cieco: abbi pietà di me, ed invitando il Signore ad entrare nel nostro cuore e nella nostra vita. Dio ti benedica abbondantemente. Ci vediamo al prossimo video. Se questo video ti è stato utile, voglio incoraggiarti a condividerlo con altri. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti a questo canale attivando le notifiche, in modo da rimanere sempre in contatto e non perderti nulla di tutto il materiale di fede e di incoraggiamento che carichiamo periodicamente su questo canale. Lascia anche un commento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!